Siamo giunti alla fine della settimana della biarchitettura e della domotica 2013, è il momento di fare qualche bilancio. Abbiamo avuto una presenza elevata di tecnici, privati, pubblici, anche amministratori, comuni. Sicuramente abbiamo avuto un'alta frequenza di partecipazione. Assessore regionale alle attività produttive e all'edilizia. Sto partecipando ancora una volta all'appuntamento alla bioarchitettura a Modena perché lo considero un appuntamento annuale di rilevanza, soprattutto per l'incrocio con le attività culturali, il confronto di carattere culturale per ricostruire, rigenerare e dare vita a città più inclusive e anche più belle. Sono Giorgio Pighi, sindaco di Modena. Bioarchitettura, domotica rappresentano in relazione al terremoto che ha colpito i nostri territori uno spazio di riflessione estremamente importante. Ulrich Kramsteiner dell'Agenzia Casa Clima, vice direttore. No, sono molto lieto che nella partnership che l'Agenzia Casa Clima con l'ASS di Modena per questa settimana della bioarchitettura e della domotica intervenire su un concetto e su una questione molto importante che è il risanamento energetico degli edifici. Mi chiamo Massimo Valeri, sono il presidente dell'associazione KNX Italia. Siamo venuti qui a questa settimana della bioarchitettura e della domotica per presentare e per parlare dello standard KNX. L'ingegnere Elisa Bati del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena che come tutti gli altri ordini delle professioni tecniche costituiamo il comitato che organizza ogni anno la settimana della bioarchitettura e della domotica. Quest'anno il tema è stato indirizzato sulla ricostruzione delle zone colpite della bassa modenese dal terremoto. Sono Gabriele Lottici, sono presidente del network Casa Clima Emilia Romagna. Siamo partner dell'Agenzia Casa Clima e del network Casa Clima Italia. Dal 2013 abbiamo iniziato questa partnership con l'Agenzia per l'Energia di Modena, alla quale forniamo supporto per esempio per la realizzazione dei corsi base e avanzato Casa Clima e per la realizzazione di incontri come quello di oggi. Sono Lisa Sentimenti, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. Figuriamo quali partner in un progetto europeo che ha come principale obiettivo quello di riqualificare le aree produttive secondo criteri di efficientamento energetico. Sono Michele Zanelli, mi occupo di qualità urbana e politiche abitative per la Regione Emilia-Romagna. Faccio parte della commissione della giuria che ha assegnato il premio Sostenibilità 2013, un premio che quest'anno per la prima volta è stato allargato su tutto il territorio regionale e quindi ha visto importanti, interessanti progetti che provengono da altre realtà come per esempio dalla Sardegna, dall'Aquila e da altre regioni d'Italia. Anche in virtù della
esperienza della ricostruzione che è in corso sulle aree del terremoto. È stato definito un viaggio lungo una settimana dentro le tematiche della bioarchitettura, della domotica e dell'energia. Effettivamente è stato così, perché comunque abbiamo toccato dalla ricostruzione sostenibile alla domotica. Questo concetto di sostenibilità, di bioarchitettura, di energia e di domotica sta comunque entrando nella testa dei tecnici e anche nelle strumentazioni che utilizzano. Quindi per noi questo è stato molto positivo e a questo punto possiamo dare l'appuntamento alla settimana dell'anno prossimo. 14.